15 luglio 1892. Nasce a Berlino Walter Benjamin. Nato in una ricca famiglia ebrea, scrisse di filosofia estetica e sociologia, ma l'approccio originale dei suoi studi lo portò ad occuparsi anche di materialismo storico e misticismo ebraico. Si stabilì a Parigi nel 1933, dopo aver dovuto lasciare la Germania per l'ascesa al potere dei nazisti. Caduta anche la Francia in mano ai tedeschi, nel 1940, con la speranza di fuggire negli Stati Uniti attraverso la Spagna, fu catturato a Pombu e per sfuggire alla Gestapo si tolse la vita. Pensatore eclettico, ha influenzato filosofi come Theodor Adorno, Hannah Arendt, mistici come Gershon Scholem e drammaturghi come Bertolt Brecht. Un filone dei suoi studi, quello sui fenomeni artistici d'avanguardia, ha generato la prima fondamentale riflessione sulla società dei consumi, in cui la riproducibilità, provocando la perdita dell'aura sacrale da cui l'arte era originariamente circondata, produce lo scadimento dell'opera stessa a oggetto di consumo.